cos'è il bello per Platone? Qual è lo statuto ontologico della bellezza? Ebbene, per Platone sembra strano dirlo, ma il bello è un'idea, il bello è una forma, è la manifestazione dell'idea, dell'ideale e del formale nella materia. Per cui anche nel bello artistico, pensiamo a una statua, la bellezza della statua dipende dalla sua forma, appunto dalla idea che l'informa e non tanto dal materiale, dal marmo o dall'oro che la costituisce. E questo vale anche per la bellezza umana. Il bello è la manifestazione del soprasensibile nel sensibile. È l'unica idea, dice Platone nel Fedro, visibile già con gli occhi del corpo, e non solo con gli occhi della mente, come capita, come accade per le altre idee. Questo vuol dire che attraverso l'idea della bellezza noi abbiamo accesso al mondo delle idee, al mondo soprasensibile, attraverso una scala ascendente che Platone descrive nel Simposio, che ha come gradini i vari livelli della bellezza. Al primo gradino la bellezza dei corpi, al secondo gradino la bellezza delle anime, al terzo gradino la bellezza delle azioni e delle leggi e delle imprese che l'umanità nel suo complesso può compiere, al quarto livello la bellezza delle idee, la contemplazione dei paradigmi eterni della realtà e al vertice, al culmine, l'idea stessa del bello che coincide con il bene, con il principio primo nella sua manifestazione sensibile.